Siamo pronti? Che è questa? È una canzone? Certo, volevo dire che era beh. Non lo so, L'angelo azzurro. non so se la conosci. Boh. Se tu sei l'angelo azzurro, No, questo azzurro non mi piace. forse la musica ho Tu, sentito. Le parole no. tu, 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 tu,
Daria mi ha fatto tanti complimenti dei centri. Ah, gli sono piaciuti? Ah, ma guarda che ci vuole attenzione per fare quelli, eh. Ma se, tu sei la numero uno. Donietta, beh, poi non so come ho fatto a farli, che ci ho tutta la banda d'afferi dentro casa. Ma Donietta c'ha avuto mai paura, eh. Sicuro. Non c'hai avuto mai paura di niente? No. Tu fai il vaccino, tu? De quello su cima c'ho paura. Ecco, tu fai il vaccino? No. Oh, basta, punto. Dove stanno? Ma non si vede nessuno qui? Un pranzo, un giorno tempo. Ma dove stanno tutti quanti? Venite qua, no? Che ci sta mamma Antonietta? Ma certo, sta. Che non ce la frego sempre. La zigotto. Ci ho fregata oggi, passavo lì, ho acchiappata qua. Aspetta. Ciao Cecilia, buona giornata. Cecilia. Antonio Ferrara, fisarmonicista, anche lui, Te saluto Antonio. Grazie di Stefano è il cognome. Antonio, buongiorno a tutti. Oh. Dai, fammi fare una sigletta. Una canzoncina allegra. Quella che piace a te, dai. Certo. Mettete più qua. Rose rosse. Rose rosse? Dai. Dai, famo rose rosse, dai. Sì, specchio di lì, no? Che sciurliata, dove? Lì al computer? Mi vedo poco. Va un po' più avanti che te vedi meglio. Su, dai un po'. Ciao, saluti. Tanto, tanto sono brutto uguale, ma dai, zitta un po'. Cecilia, ti saluta Angela, Carmen e Angela, ciao a tutti. Carmen. Maria Teresa, ti saluta Vicky, ti salutano un sacco di persone qui, dai. Perché ti fa sta sonatella, so che c'è da fare. Rosamunda, o rose rosse? Ma a me non importa niente quella fai, su. Dai, famo rose rosse a Rosamunda. Ma dai, va. Falla come si deve, non un minestrone. Thank you.
Voglio amarti così. Fa un po' questa. Bene, però, come sapete, no, struppiata. Ci mettiamo in mezzo a rosa. Non ci metti niente, ci metti quella che Una rosa rossa, è. dai! Sì. Dai, canta! Ma so, ne so le parole E io. allora voglio amarti così, a saprei di E no? E basta, poi fai il certo. nananna. Cioè, ma certo, face mani in nanna. Poi fai il No, nananna. no. Dai! Oh, e così se non fa bene o niente. Tu però fai niente, ultimamente marchi male, Certo, beh, eh? E non mica. ti vogliono più, eh? E dice mamma non canta, che gli devo Mica. fare? Gli devo cosa? Aspetta, eh! Donietta non è handicappata, eh? Allora basta, Ti chiuso. ho dato la corda, la vita è bella. Ciao Simona! Simona Cosenza dice: perché non canta più mamma tua? Perché non canti più? Perché mi gira via la voce? Ma ce l'hai? Tu Dai, falla tu. sei menzognera, Sbrigati. eh? Sei una paracula tu, ha voglia? Dai, là, bello Dai! Che sparlone. devo suonare? Finito?
Beh, non ti è piaciuta sta canzone? E fa imbrogliate. Però io canterei una canzone. Dai, e beh, che te ne. No, tu! Ma certo, dai, io la vado su, vado a lavare i capelli prima di tutto. Che Oh, sono brutti, beh. dimmi una cosa, ma di la verità, ti dispiace andandinello da te mio gatto? Beh, non posso Miau che. miau, oggi pomeriggio regaliamo Mi primo, eh? sono affezionata, ti porto via gli spaghetti, tu devi. Gli diamo una bustarella di carne, eh? Io famo il bagnetto. Ma un gatto non si fa il bagno, se l'ha da presso, non gli serve a niente. Oh, guarda, venne sua signora Mascia da Terni, alle 5, eh? Chi sei? Cominci a salutarlo. Chi si chiama? Mascia. Massa. E quell'altro, il secondo micio, lo viene a prendere la signora da Montefalco sabato. E quindi tutti e due li avevamo piazzati. Gli stai stare attenta piuttosto. Ecco, e ne riparliamo alla prossima gravidanza. Vedrai tu. Quelle non dormono, Non eh? sta aspettando. Quelle mica guardano la televisione che diventano negative, quelle gli danno giù, non sentono niente. Mica c'hanno il virus loro. Da pensare. Perché tu ci pensi? Io Io non ci penso, no. non ci penso. Bravo. Dai, suoniamo questa. A me non mi viene odifu, perché io stavolta sono. Ecco, odifu sono. Sono morta allora. E non muori più. Poi male no, ma quando è curata che morì perché. Eh certo, mica scappi via. Oh, burettino, ma se potesse farne paura. Scapperesti via, eh? Oh. È l'unica legge quella che non si può cambiare. È come il tempo. Dice piove. A voglia tu che ti incazzi. Ma o male peggio, o male o morì è peggio, tutto il tempo, eh. No, nel senso che Ma a certo. morte è come non ci puoi fare Non niente. perdono, figlio mio. Ecco. Ecco, e poi sta nascosta. Quando non ci pensi, ti se ne la Però se dona. non ci pensi è meglio secondo me, Ma io non ci penso, boh, sempre eh? Ecco, di la verità no. perché tu e Comunque, bugie ti corrono no, qui, lo non penso sapete? proprio. Toccherebbe pensarci 7 volte al giorno. A morte? Sì, ecco. Beh, tu pensi, io penso alla vita, tu pensi alla Ma io morte. penso a quello e quell'altro, ma tu Brava. fai bene, la vita tu ce n'hai tanta là davanti, io la Senti, voglia, oh, d'ognetta ce n'è poca. oh. Oh, schiaffo. Oh! Cantamogli una canzone, dai, oh! No! Non sta a fare l'antipatica Ma preziosa! sì, preziosa. Antonino, sta Ma lì dopo dai. tutte quelle che te sono per te, tu manco una, ma Ma veramente? Antonino canta bene, d'ognetta Ma come no, te vogliono tutti che canti? Ma sulla. Dai, è una, quella solita, che ci frega? Ma qual è quella solita? Ma Reginella, no? Ah, beh, gli facciamo quella liquida, non quella solida. Non ti scorda più nessuno se canto io, tu lo sai? Dai, che se non canti vanno via, eh? Ma se cantano. Antonino, vediamo cosa ha scritto Antonino. Boh. Ascolto, ascolto. Sì, ma no, Ascolti? Antonino, ascolta. Ascolta! Ascolta, ma. Aspetta, mettiti le cose sulle orecchie. E che si chiamano? Amplifon? Vedi, questa è una marescialla, mica domi, eh? Minna domi, come Anna lei, Mogna eh? da retta, figlio mio. Navo di trovare Mamma mia, un'altra. una dittatrice, figlio. Un'altra meglio di me, navo di No, non sti. trovare. Dai, cambi questa qui, no? Riparto da capo, dai. Va un po' più avanti. Appena, un pochettino di più ancora. Un po' più a sinistra ancora. Oh. Se lo dici Filomena, a sinistra e a destra non ti scordano. Capisce? Non è. Ma per una questione politica o proprio perché Ma non. no, non gli si mette sa la capoccia pure figlia mia. Tra destra e sinistra fa confusione, zia, eh? Mangina e mandritta. Gli sta meglio. Viva mamma Antonietta, sei forte, però cantaci una canzone. Ecco. Dai, che sto ascoltando. Reginella, per piacere, ha detto Rosetta. Chi è Rosetta De Mite? No, Rosetta Calanna, non leggo male con sti occhiali. Oh, anzi, fammeli un po' cambiare. Fammeli cambiare, che leggo Oh, meglio. Madonna mia, quanto santo sei noioso. Aspetta. Le
La prima cosa bella. Vuoi sentire quella? Per te qual è stata la prima cosa bella? Ammai, ti ho nato 50 Voglio volte. sapere, ma non mi dice la verità. La prima cosa bella che ho Ecco, avuto dalla vita? quando ero ottava Quando ero ottava Vespa te. No, la prima volta che sono nato su una rota, che aveva Vespa tua. che andessi in mercato, vedete se tu i mercato, così te lo ricordai Dai, meglio. la famola sta reginella, dai. Questa no? La prima cosa bella. Quella dei coso, che sei amica, Nicola di Bari. C'hai le parole lì, eh? Ha fatto adesso questa canzone, per la porta sua, mo sarà vecchia. Qui ci stanno le parole. Lo so, ma bene la Leggi canzone. un po'. Prova Ma so leggere, non ti credi tu che non so un po'. Ma non leggere so se sai io? leggere. Ma io da te può essere Dai, Pasqua, cantala però. la scuola che ho fatta. Prova un po' a cantarla, dai. Dai. Ma che dai? Leggi le parole lì, no? Pia qua le parole. Parto io, eh? Cominci qui, io te do Ma una. dai un po'. Quando è ora che canti, te do una botta. Noioso. Senti questa. No, invece. Come comincia? Ho Ho preso la preso la chitarra. È bassa? Fammola in là, fammi. A me non mi dire là né qua, non ci capisco. Ho preso la chitarra. Dai. Il tempo di imparare, non so cantare, ma so. Boh, aspetta, cominciamo che hanno fatto bene. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non so suonare, ma suono per Non te. te vedi la faccia, eh? Ah, beh, chi fa? Mi sentono qua. La Naia. senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, Aspettami però. profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più C'hai cantare. fretta ad arrivare alla fine tu? Va a tempo, stiamo appresso, no? Non vedi l'ora di finire. Là che mi fai ridere, mo me la suia, Dai, ricomincia da capo, dai un Ancora? po'. Dai, Ma va a tempo però. se chi mi sta a sentire, se mando niente, non c'è da fare niente. Dai un po', là. Ho preso la Va a tempo, chitarra Devi sentire la musica. e suono per te. Il tempo di imparare non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita, il tuo sorriso giovane sei tu. Tra l'alberi e una stella, la notte si è Hai schiarita, versato una lita. il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita, il tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte
triste si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Muoio. Chi canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, tu mi capirai. Basta che... Allora, rispondimi sulla domanda che ti ho fatta prima. Ecco. Dimmela. Tu dita, no? La prima cosa bella? Ecco, per te, per la vita tua, qual è stata? Di verità. Quando ho finito il militare? Che te ne eri scappato di stare sotto comando. Ecco. E invece non mi tocca starci uguale. Per con chi? Lo so io. Con me? Non no! Non penso, con me no. Ma che si mata? E la mia qual è stata? Ah, tu lo sai? Avete questa carognetta qua vicino. Dice che ti ho fatto soffrire. Ma dopo beh, che c'entra. Però, e poi, dico, e poi quando è nato Stefano? Quando andava a parlare con i professori che ti dicevano? specialmente con l'Orlando, quella mezza mamma, non sarà morta, era tanta vecchia. Che allora, ti diceva quella di italiano, ai medie? Era quella? Orlando, perché si ricorda già. Lo sì. Sai che mi scriveva sui temi? 70 anni. Sui temi mi scriveva sempre una frase. Sembrava che ci avevo registrato, sempre quella. Il contenuto è insufficiente, inoltre presenta errori di grammatica. Ecco. Sei meno meno. Ecco, quindi poche parole, né bene né su posto. Niente, a storia mi rimandarono, a storia. Non mi è piaciuto mai sapere la storia, volevo sapere il futuro. Sì, sì. Oh, senti questa, oh. Sai cos'è? L'isola. Dai, però l'isola. Gli avevamo promessa questa e poi basta, senti. Posso cantare se rido, no? All'alba quando spunta il sole, l'anello brutto tutto le prostrose campagnole discendono dalla valle in vicino che non te vedono.
Amici della sera, del giorno, com'è? Della Amici della notte. notte. E beh, Dai, questa della sera, beh, va a giorno. salutare, va dall'ultimo saluto. Oh, ma ci vieni con me a portarmi a incontrarmi con lei, eh? Ma quando, eh? Do, Parti ai dalla mangiare, 5. sti capigliacci. Dai, vatti a fare lo shampoo, dai. Zitto, zitto. Mamma Antonietta, se va a fare lo shampoo, che è vergogna, scusa, eh. Era peggio se te levavi. Oh. Oh, che ve sono? Anni 70, dai. ci stanno dei giorni come tutti noi, che gli va meglio e c'è dei giorni che non c'è voglia. Oh. Mo canta anche su per le scale, sta a cantare. Però devo dire che lei è molto va col tempo, nel senso che se è nuvoloso, è piovoso, e lei non c'ha voglia. Se è sereno, è più entusiasta. Ma come tutti, mica solo lei, tutti quanti. Andiamo su. Dai, suoniamo. So, che è qui? L'isola di White. White, ci sta Rosamunda lì in quell'isola. Andiamo avanti. Anni 70, eh? Questa è facile, eh? Ma qui a leggete però. Oggi niente indovina indovinello perché. Ah no, aspetta, tiro qua il cellulare, no? E se no mi fregate. Questa ormai l'avete letta, è il gioco a premi e non ce lo faccio, se no i 100 euro io li perdo subito. Buon proseguimento con la meravigliosa musica, grazie Flora!
aveva vinto perché era montagne, le montagne verdi di Rosamunda. Andiamo avanti. Che ci sta? Aspetta. Questa come fa? Dai, indovinate questa allora, no? No, quella era fuori gara perché avevate letto ormai. Come ti sei combinato? E queste sono le mollette per fermare i spartiti? 100 euro, chi indovina questa? No, no, Montagne Verdi era fuori gara. Questa è in gara. Indovinate questa e ve sgancio un centino. Tradotto 100 euro. Nessuno, risparmio un centino. E questa era una canzone dei Pooh che si intitola Nascerò con te, che nessuno l'ha indovinata. E battete la fiacca, è bellissima. Ah, andiamo avanti, vediamo chi azzecca questa, eh. No, era, non era Pierre, Nascerò con te. Andiamo avanti. Questa è bellissima. Scusa, dice, ma che fai, non mi porti qua oggi? Se stava a lamentare. Boh, sta fermo, non casca però, eh. Se lamentava perché non lo chiamavo. Dai, sta qui fa il bravo, eh. Non cascassi che te rompi tutto, se no, eh.
Canzone ci è costata, bravi noi due nel mondo e nell'anima. Per esempio Alessandra Daria non ha vinto, no, perché i punti esclamativi mica ci stanno sul titolo, e che ci hai messi a fa, no, te ti pago 100 euro. Andiamo avanti, vediamo chi conosce questa, fa bravo, anche questa. Quanti hanno vinto? 100 euro a Marina, 100 euro a questa, a quell'altro. Maria Mariella ha vinto, Marina, oh, ma avete vinto quelle facili, le conoscete tutti, eh? Andiamo avanti, prossima canzone, però non lo tengo qui che mi casca, lo vedo io, eh? È proprio barcolla, se sta lì scivola e non scivola. Thank you.
Thank you.
C'ho un'idea strana. Fai un bonifico, come no? Che pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Non funziona. Non funziona. Non... Quella era Rosamunda Blues. Ciao a tutti gli amici di Biella, ciao a tutti gli amici di Melbourne, Australia, Puglia. Oh, ci sta. Dai, che c'ho da fare?
Dai, questa a Patti Pravo ne avevamo suonata già. Ah, questa qui, dai, sai, chiudiamo il pomeriggio in musica con questa qui, vi aspetto stasera. Salutiamo a tutti, andate a camminare che vi fa bene. Ciao, andate a camminare. Per un'ora d'amore, Antonella Cerquozzi, per un'ora d'amore non so cosa darei. Antonè, hai capito o no? Per un'ora d'amore non so cosa farei. Per poterti sfiorare non so cosa darei. Chiudo gli occhi senza te, le serate non finiscono mai. Sole giallo, mare blu. Non vorrei farti restare co così. Un ricordo d'estate di più. Per un'ora d'amore se venderei anche il cuore. Thank you.
Vita per me, Rosamunda si è intristita, vede troppa TV. Rosamunda, lei era tutta per me. La televisione non la devi più vedere. Ciao! Ciao, 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 ciao! Ve saluto! Allora, per tutti, perché se ci sta qualcuno che è fisarmonicista, vi insegno una cosa importante, eh? La fisarmonica, quando la lasciate custodita, non deve stare mai così. È sbagliato. Però non vi spiego perché è troppo lunga la storia. Deve stare così, in piedi. Così deve stare. Perché stando così le pelli delle voci stanno riposate bene, se no in quell'altra maniera fanno così e non va bene. Ma mica perché ve ne frega niente a voi, se ci sta qualche fisarmonicista io lo dico, quando mettete apposta la fisarmonica deve stare a terra in piedi, non dentro la custodia seduta, capito? Salutiamo a tutti, ciao, ciao Rosamunda vi saluta, vi aspetta stasera. Ha detto che stasera se vuole insinuare dentro a Piazza Grande e dice perché io conosco bene un attimo entro là all'improvviso a Piazza Grande e poi ci sta anche un piccolo uomo, poi ci sta piccola città, ci sta Pierre, quella dei Pooh che dice che gli piaceva Rosamunda, Claudio Baglioni, ci sta il poster Riccardo Cocciante, Primavera.
Poi ci sta quando finisce un amore, se ne trova un altro. Quanto è bella lei, Gianni Nazzaro, Rosamunda ovviamente, eh? Questo piccolo grande amore. Poi ci sta Roma Capocia, Venditti, Rose Rosse, Se mi lasci non vale, Soli, Adriano Celentano. Senti quante belle canzoni stasera. Sei bellissima, Loredana Bertè, Rosamunda ovviamente, eh? Enrico! Ava fatto compagnia guida. Mi raccomando, Enrico! E belli dei fisarmoniche stanno appoggiate sopra le ance, giusto? Se tu la fisarmonica la metti seduta, le belli vanno giù e tendono a fare questo. S'aprono. E se ce la lasci a lungo, se c'è l'abitudine di riporla così, dopo quando suoni le pelli non lavorano bene. Invece quando la fisarmonica sta in piedi, in pratica le sogniere si dispongono in maniera che le pelli vanno giù di peso, perché stanno così e non così. È già finito, e sì che ce la fa. Ciao ragazzi, vi saluto. Buon pomeriggio da me e dall'amico mio. No, le pelli, quelle sintetiche che si chiamano ventilli, quel problema non ce l'hanno quelle lì. Però ti dico una cosa, io una volta su una fisarmonica come queste degli anni 60, un ragazzo di Castelfidardo mi aveva convinto a mettere i ventilli al posto delle pelli di capretto, perché le pelli, quelli che si trovano adesso, mica sono come quelle degli anni 60. Le pelli degli anni 60 le facevano con pelle di capretto proprio stagionata. E ci fecimo un dasti ventilli. Quando tornai a casa, che mi messi a suonare sta fisarmonica, l'avrei buttata dentro il cassonetto dell'immondizia. Il giorno dopo stavo a Castelfidardo, 3 ore di macchina. Stavo a Castelfidardo e gli feci smontare tutto e ci feci rimettere i pelli, però verificai che su questi, se non altro, su questi strumenti non mi piacciono affatto, perché schiarisce troppo il suono e sembrano organetti finti, capito? Sulle fisarmoniche da adesso magari non entro in merito, non voglio di niente. Oh, vi saluto, no? Ah, Enrico! Cioè, oh, a me una delle cose che mi sta più antipatica, che mi dicono quell'andrio, sai qual è? Quando una persona mi dice te l'avevo detto io, mi dà un fastidio, mi viene sui coglioni quella persona subito subito. Per cui non te lo voglio dire a te. Tu non mi vuoi dare retta a me, ma siccome io ci sono passato, c'ho meno anni di te, ma so le fisarmoniche, ho fatto tutte le cazzate e tutti gli sbagli possibili e immaginabili. E se mi dici una cosa, te dico guida a morte e miracoli. Se tu mi dici ci metto i ventilli sulla fisarmonica mia, te dico metteceli, però te pendi, perché a me è successo, non è perché mi hanno detto quell'altro, capito? Però se vai a parlare con una fabbrica di fisarmoniche che le producono oggi, loro ti convincono a metteceli, però dopo te pendi, e quindi chi c'ha ragione alla fine? No, per chi non è fisarmonicista non ci sta a capire niente, ci credo, ma è un colloquio tra me e Enrico, non vi preoccupate, è tutto a posto. Te l'avevo detto io. Quando mi stanno sui coglioni quelli che mi dicono te l'avevo detto, che mi avevi detto? Cioè, è antipatica sta cosa. Non lo dite a quell'altri, te l'avevo detto, eh. Che dice Roberta Chiavetti? Al tecnico lo avevo detto, ma ha fatto di testa sua. Non è che ha fatto di testa sua. T'ha convinto che era giusto in quella maniera. Tu, che non lo sapevi, sei stato al gioco. Mo' te la tieni. Cioè, se può sempre tornare indietro, eh. Io ti dico una cosa, Henry. Se tu su quella fisarmonica ci monti le pelle quelle che pochi, che è difficile trovarle, io ce l'ho, mandate dopo perché mi servono per riserva, per le fisarmoniche mie. Se trovi quelle pelle lì e ce le metti a posto dei ventilli, la fisarmonica tua suona in un'altra maniera. Se quei ventilli le metto su queste, farebbero cacà, ve lo dico io, perché già ho provato. Quindi, caro costruttore di fisarmoniche, se non sei d'accordo con quello che sto a dire, io non me ne frega niente. E no, il prezzo era lo stesso, sì, però le pelli quelle
Vere, bisognerebbe verificare che pelli sono, perché se sono quelle che fanno adesso, marroni scure, ti ingevendigli, secondo me. Se tu riesci a trovare un gioco di pelli, una partita di pelli di quelle stagionate degli anni 60, massimo 70, e tu le fai montare sulla fisarmonica tua, grande lavoro, è impegnativo, ti fanno spendere per fare, perché ci vuole, accorda e quella non chiude, cioè è una rottura dei coglioni, però lascia sta, ma che te metti a fare adesso? Dai, poi rismonta tutto. Ti conviene, no? Te la tieni così com'è, la prossima volta fisarmonica che te compri, sai che è meglio quell'altra maniera. Roberta Chiavetti, io lo conosco questo Castelfidardo, va bene? Oh, vi saluto, ciao, ciao da fa, ciao.